Buongiorno da Passione Dolomiti. Oggi ci troviamo a Pozzale di Cadore, un paesino situato nel comune di Pieve di Cadore di circa 500 abitanti. Da qui partiremo per una nuova avventura. Vi porterò in cima al Monte Tranego, che è un monte che sovrasta Pozzale di Cadore, dove vi farò apprezzare una visuale magnifica a 360 gradi. Allora, qui siamo a tre quarti circa del percorso della nostra camminata di oggi. Ci apprestiamo ad arrivare in cima al Monte Tranego. Intanto volevo farvi vedere un piccolo antipasto di quello che ci aspetterà appunto arrivati alla fine appunto del nostro percorso. Come potete vedere, i colori autunnali e la magnifica giornata che ci aspetta oggi. Eccoci qua, arrivati finalmente in cima al Monte Tranego, a 1849 metri sopra il livello del mare. Adesso vi farò vedere e apprezzare il panorama a 360 gradi che abbiamo. Partiamo dall'Antelao, il gruppo delle Marmarole, cima Chastelin, poi c'è Pian di Buoi un po' più a destra con il suo rifugio Ciareido, le creste di confine, il Tudaio, il Crissi, i Brentoni. Qua ci spostiamo al Montanel, gli Spalti di Toro e il Durano. E qui sotto possiamo vedere il magnifico centro Cadore con il suo lago e i vari paesini. Ecco qui, questo è un ex fortino militare di cui vi parlavo. Questa è la magnifica terrazza, il mio posto preferito, con una vista meravigliosa sul centro Cadore. Immaginatevi un risveglio così. Come ultima tappa ho voluto portarvi al rifugio Antelao, in località Sella Pradonego, a 1796 metri sopra il livello del mare. Da qui possono partire varie escursioni, tra cui la più suggestiva e molto bella è quella del ghiacciaio dell'Antelao. Un po' impegnativa, però molto molto bella. Qui, come potete vedere, c'è l'Antelao, il bellissimo l'Antelao, Croda Mandrin, e adesso ci spostiamo verso la terrazza per vedere un po' il panorama di oggi con questa stupenda giornata. Questo è il gruppo delle Marmarole con la bellissima Croda Bianca, cima Chastelin, lì c'è l'altipiano di Pian di Buoi con il suo rifugio Ciareido, il Monte Peralba, Crissing. Lì c'è il Monte Tranego, che l'avete appena visto prima, e Montanel e i Spalti di Toro. Niente, ci vediamo alla prossima avventura. Un bacione a tutti e buona giornata!